All'inizio di un nuovo anno ci fa bene ricordare il giorno del nostro battesimo. Riscopriamo il regalo ricevuto in quel sacramento che ci ha rigenerato a vita nuova, la vita divina. Questa prossimità di Dio alla nostra esistenza ci dona la vera pace. La pace. Il dono divino che vogliamo implorare specialmente oggi, giornata mondiale della pace. Io leggo lì, la pace è sempre possibile la pace. Dobbiamo cercarla. La preghiera fa germogliare la pace. Oggi, giornata mondiale della pace. Non più schiavi ma fratelli, ecco il messaggio di questa giornata, perché le guerre ci fa schiavi sempre. Un messaggio che ci coinvolge tutti. Tutti siamo chiamati a combattere ogni forma di schiavitù e a costruire fraternità. Tutti, ciascuno secondo la propria responsabilità. Cari fratelli e sorelle, rivolgo a tutti voi qui presenti il mio cordiale saluto, augurando un felice e sereno anno nuovo. Buon anno e per favore non dimenticate di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.